E voilà. Stai raccogliendo. Questo qua è iperico, chiamato volgarmente schiaccia diavole o erba di San Giovanni. E qua c'è il coriandolo. Possiamo andare a vedere il coriandolo. Che buono che campo. Sì, questo serve per digerire, scioglie i grassi. Si mangia una meraviglia. Cosa sono? Ceci. Ceci neri per quelli che non mangiano carne, che sono molto più proteici. Ah, vi voglio fare vedere il grande pistacchio di 400 anni, che è una cosa unica. Andiamo di qua. Da 20 anni che non ci mettevano mano. E ora guarda che meraviglia. Ho liberato la struttura del tronco. Qui c'è un sedile, no? Ah, ti senti lui, no? Ti senti lui. Ah, che bella poltrona, no? Ti sento una poltrona. È fantastico. È una poltrona. Ogni tanto mi faccio questa bella seduta qua con lui, mio grande amico. Questo è un ulivo. Un ulivo che ha almeno 300 anni. Queste foglie sono quelle che mi hanno salvato la gamba, che era andata in cancrena quando avevo 8 anni. Questa cancrena è stata diagnosticata dall'ospedale dei bambini, non era irreversibile, quindi dovevano amputarla qua. Poi ci fu mia nonna che mi ha portato da una vecchietta a Sant'Angelo e mi ha salvato con delle piante. Il Kratas è un territorio che 4.000 anni fa i Sicani avevano identificato come un territorio che andava dalla valle dei Sicani, che è tutta questa, e poi Monti Sicani, arriviamo fino al Belice. Quindi il Kratas era tutto questo territorio che praticamente ospitava gli ultimi indigeni della Sicilia. Di Catania venivano le famiglie ciclopiche, quindi il fuoco, la cultura del fuoco, i ciclopici coltivavano il miele, ma erano anche coloro che si portavano dietro alchimie, trasformazioni del fuoco, trasformazioni del mattone, trasformazioni del metallo. Non c'è più l'insetto che mangia l'altro insetto, non c'è più l'uccello che si nutre di 100 grammi di insetto al giorno, non c'è più il rospo che si mangia l'uovo di zanzara, non c'è più la libellula che si mangia la zanzara, che va a predare la zanzara, non ci sono più i ricci che si vanno a mangiare le vespe, le vipere, i serpenti velenosi, ai falchi ci sparano, che si mangiano i topi, quindi non c'è questo riciclo naturale, questa diciamo catena naturale che spezzando questa catena naturalmente si spezza un po' tutto il vissuto, l'equilibrio. Quello che conta è l'equilibrio e l'armonia, quello deve andare a cercare nella natura. Vedi questa brezza, guarda, l'equilibrio è del vento e dell'aria che ti crea questa brezza che dopo il caldo di poco fa che ti tormentava, ti trovi questi momenti di grazia che ti ristorano, no? E questa è la bellezza. Ecco. La vedo. Ah, guarda. Bellissima, sì, la sto vedendo. Vedremo cosa ci farà vedere la natura stavolta. Questo non lo conosco.
stagione di agosto, comunque massimo. Però già ora incomincia a buttare queste parti, diciamo, che sembrano quella è la pianta più preziosa della Sicilia.